Sono sbarcati in tarda notte sul molo di Lampedusa i 46 naufraghi soccorsi dal veliero Alex della ONG Mediterranea al largo della Libia. La barca a cui il Ministero dell'Interno vietava l'ingresso in porto è stata sequestrata e il suo equipaggio denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione. Intanto Salvini attaccava sul caso della CIA. Io zitto non sto. E quindi, caro governo tedesco, i porti italiani non li riapro, men che meno se me lo chiedete voi. C'è una nave tedesca, fatevene carico. Oppure li mettiamo tutti su un autobus, li portiamo fuori dall'ambasciata tedesca, basta. E questo vale per gli olandesi, vale per i francesi e vale per chiunque pensi che in Italia tutto valga. Davanti a Lampedusa, al limite delle acque territoriali italiane, la Alan Kurdi della ONG tedesca resta in attesa di conoscere che destino avranno i 65 naufraghi salvati venerdì. Ieri il ministro dell'interno tedesco Seehofer aveva scritto a Salvini chiedendogli di riconsiderare la sua posizione di rifiutare l'apertura dei porti italiani.